Benvenuti a tutti a questo mio nuovo video. Ritorniamo a Reactare Cinematografo, il programma che appunto parla di cinema di Rai 1. Perché la settimana scorsa, anzi forse un po' di più, sono passati tipo 10 giorni, ha parlato del film Jujutsu Kaisen che è uscito al cinema dal 9 giugno. Che tra l'altro penso che fino a fine giugno sarà ancora presente al cinema perché. Il cinema della mia zona in teoria lo dovrebbe finire domani di proiettare, però ho visto già altre parti che ce l'hanno tipo fino a fine giugno, quindi siete ancora in tempo per andare a vedere se vi interessa vedere il film. Direi di iniziare con la reaction che ah, non ce l'ho, vabbè. Io vi lascio il link della puntata in che sono proprio non... Mi ero dimenticato di lasciarmelo aperto. Insomma, vi lascio la puntata che si trova su Rai Play. Io me la sono scaricato perché così non dovrebbe laggare perché il mio PC è un po' quello che è. Boh, vi lascio la puntata e iniziano a parlare del film più o meno a questo minuto qua, 27:59. Vediamo un po'. E siamo giunti, Giulia? Sì, ecco qua. Jujutsu Kaisen. Un Zero. film di animazione È questo, lei lo ha un visto? anime, questo è uno dei film che ha ottenuto maggiori incassi in Giappone, un prequel di una serie anime molto famosa e apprezzata. Io Dai, ha fatto delle ottime ricerche, ho quantomeno. apprezzato di questo film, non essendo una grande amante degli anime. I temi che sono la maledizione, il bullismo, i morti, questi spiriti vendicativi che ritornano, ecco, tutto questo mi è piaciuto, meno l'animazione, ma è un mio problema. Vabbè, cioè l'unica vera cosa buona del film è il lato tecnico. Però posso dire che per quanto riguarda quello che ha detto le tematiche, posso capire che chi come lei, che l'ha anche detto non seguendo l'animazione, cioè posso come dire, capire che lei possa dire questo perché per lei effettivamente. Che un prodotto di animazione possa trattare questi argomenti in questa maniera è una novità. Però per chi come me, cioè per chi come noi guarda gli anime abitualmente, di Jujutsu Kaisen non ha proprio nulla di originale e sono tematiche trite e ritrite. E poi il lato tecnico è una cosa eccezionale. Io non cioè, davvero non capisco, cioè questa non ha molto. Non è molto brava a vedere le cose, a quanto pare. Cioè, come fai a non aver notato che il film, dal punto di vista tecnico, eccelle? Vabbè. Vabbè. L'unica cosa veramente recente del film. Lato tecnico. No, non va bene. Vabbè, Sentiamo il pubblico, uscita sala. Tanti auguri di buon compleanno, Yuta. Promettimelo. Promettimi che quando saremo grandi, io e te ci sposeremo. È veramente un bel film, la qualità e anche la grafica veramente bella, le animazioni ottime e fa vedere un personaggio molto figo, il protagonista è molto, molto interessante, anche la sua storia, il suo backstories. A seconda di come viene usata, la maledizione che grava su di te potrebbe salvare innumerevoli. Penso che sia stato un ottimo adattamento animato, molte scene sono state coerenti, le musiche erano molto belle, anche l'animazione era fatta molto bene. Il film è molto bello, una gran storia, animazioni molto ben fatte, adatto anche per chi non ha mai visto la serie. Comprenderla. Se ci credo, un Riga! prequel non è che è adatto, cioè è proprio un prequel, è ambientato prima, è normale. Com'è che hai deciso di iscriverti? Cos'è che vuoi fare? Cosa desideri? Che speri di ottenere? Rika, cosa c'è? prestami la tua forza. È un film che approfondisce le basi di alcuni personaggi della serie principale e secondo me ha la durata giusta, la grafica è ottima e affronta quindi approfondimenti di personaggi già visti e introduzioni di personaggi nuovi che fino ad ora nella serie principale erano rimasti misteriosi e quindi nell'ombra. E tutto ciò quindi rende la visione molto interessante e piacevole. Giocheremo a maledirci fino allo sfinimento totale.
Vieni! Rica! E sentiamo Francesco Puma ed Enrico Magrelli. Francesco. Sì, in Jujutsu Kaisen 0, Demui ha detto bene, Giulia, perché c'è il tema del bullismo, ma c'è anche il tema dell'amore eterno, però visto questa volta sotto forma di maledizione, perché il ragazzo adolescente ha visto 6 anni prima morire, ecco, la ragazza con cui si era giurata amore eterno e diventa così una vera e propria maledizione. Sono notevoli invece gli effetti speciali animati, i combattimenti per i fan delle anime, è proprio un invito a nozze. Delle anime. E tra l'altro questo qua, noi l'altra volta, poi avevo stoppato che mi interessava l'intervento della prima tizia di quello di Voglio Mangiare il Tuo Pancas. Questo qui era, tra virgolette, quello che sembrava il fanboy degli anime lì in mezzo. Mi sorprende qui vederlo sbagliare l'aggettivo. Vabbè, mi ha un po'... cioè, quando... che io... non è la prima volta che vedo questo servizio, questo l'ho già visto purtroppo. Mi sono un po' levato la prima... mi sono privato della prima reazione per YouTube, però vabbè, comunque... mi ha sorpreso un po' vedere questo che ha sbagliato l'aggettivo. Vabbè, però ci può anche stare, dai. Enrico Magrelli. Naturalmente in questo film c'è una creatività sfrenata, e oltre ai temi che suggerivano sia... creatività sfrenata, cioè... è un film sicuramente da un grande comparto tecnico, ma è anche alla fine abbastanza standard tecnicamente. Cioè, vabbè. Una cosa a caso che doveva dire per forza. Giulia, che Francesco, i ricordi degli amori passati spesso sono dei fantasmi terribili, quindi evitiamoli. E chiudiamo con Esterno. Vabbè. No. In generale comunque secondo me si tratta di un buon servizio, cioè ci sta. E alla fine si sono anche abbastanza informati più o meno tutti quanti, quindi brava la Rai che... Brava Rai, insomma, ne ha parlato normale, secondo me, quindi alcune cose sono anche abbastanza giuste. L'unica cosa è che i temi, per quanto possano essere belli, sono tutta roba trita ritrita, però vabbè, ci sta che per gente che non guardi le serie Battle possa non sapere questa cosa, quindi ci può stare che per loro, cioè che loro abbiano proprio apprezzato le tematiche, quindi... ci può stare alla fine. Detto questo, iscrivetevi al canale, ditene cosa ne pensate di questo servizio in generale, ditene cosa anche ne pensate del film a questo punto, creiamo una discussione nei commenti, ci vediamo al prossimo video.